Ciao dolci unicorni! Finalmente questo giorno è arrivato e questo video me l'avete veramente richiesto tutti! In questo video vi mostrerò, come penso avete visto anche dall'anteprima, un nuovo arrivato nella famiglia Mantineo, nel team dolci unicorni. Sto parlando di un animaletto pucciosissimo, super kawaii, senza pelo e tutto nero. A proposito di nero, però, prima che vi mostro il nostro nuovo arrivato in famiglia, vi volevo aggiornare su una cosa. Ho praticamente trovato, anche grazie a voi, questo qui, che era lo zaino Total Black che cercavo della Seven. Questo qui è della linea Mandala. Io amo i Mandala, mi piace tantissimo colorarli, mi rilassa tantissimo e so anche a voi. È un Total Black con i Mandala tutti disegnati e poi anche il mio secondo colore preferito, ovvero il rosa fucsia. Si può aprire qui e c'ha una tasca veramente gigantesca. Poi ha un'ulteriore tascona e stiamo parlando sempre di tascone super mega iper giganti, e poi è tutto nero e fucsia, cioè adoro. E poi c'è la tascona gigantesca principale dove potete mettere ovviamente tutto l'occorrente per la vostra giornata scolastica. Io non lo utilizzerò per la scuola perché ovviamente io non vado a scuola, ma come voi sapete il mio tour sta per ricominciare, è già ricominciato e quindi sto viaggiando tantissimo e ovviamente lo porterò sempre con me per portarvi tantissime cose ai nostri eventi. E ovviamente questo qui, la particolarità, e per me una comodità assurda, è questa, ovvero che ha il carrellino, e con il carrellino lo posso portare ovunque. È facilissimo da staccare dal carrellino e quindi lo posso portare anche a tracolla ed è bellissimo, è super mega bello. E abbinato a questo zaino ho preso ovviamente il portapenne nero, che è stupendo, è super mega iper bello, il diario nero e poi il quadernone gigantesco nero. E questo qui era l'aggiornamento, perché me l'avete chiesto nei social, su Instagram. L'hai trovato? Non l'hai trovato? L'ho trovato ed eccolo qui. Ma adesso dobbiamo andare subito a prendere il nostro nuovo arrivato, ovvero Black. Svegna baba di Zibala, Ginnaie, Ginna, non la so cantare ragazzi. Ecco Blackie. Lui è Black, è un pochettino spaventato, ma adesso me lo coccolo tutto. Allora, Black, tantissimi di voi, dove stai andando Black? È un po' monellino e mi lecca sempre. La collana Black. Praticamente tutti mi avete chiesto: cos'è? Perché senza pelo? Perché non ha il pelo? Che gli è successo? Sta male? No ragazzi, è un porcellino d'India skinny, ovvero senza pelo. E quindi è la sua natura essere senza pelo. Ho letto alcuni commenti che sono stati un pochettino cattivelli, dove mi avete scritto: fa schifo, è orrendo, è brutto. Ragazzi, ma è un animaletto, ma lui è piccolo ed è indifeso e ha una lingua veramente gigantesca. Cosa lecchi? Mi hai scambiato per il tuo cibo? Sì, è bellissimo ragazzi, ha questa faccina, non mi mordere, ha questa faccina pucciosa ed è bellissimo. Ha il pelo solo nel nasino, non so se magari riuscirò a farvelo vedere proprio bene bene bene, ha il pelo nel nasino proprio qui. E poi, e lui mangia le mie unghiette, sì, perché ai porcini d'India non piace il gel per le unghie, non so per quale motivo. Ha il pelo nel nasino e soltanto nelle zampettine. Le sue zampettine sembrano quasi palmate. Non so perché, ma mi ricorda tipo le cose palmate. Non lo so. E tutti avete detto: ti sei presa un ippopotamo? Mi avete detto: hai preso un ippopotamo? Hai comprato un ippopotamo? No. Cioè, l'ippopotamo non lo puoi tenere in casa. Dove? Cioè dove lo metti l'ippopotamo? Nella vasca? Nella doccia? Nel salotto insieme alle bambole in camera mia? Impossibile. È un porcellino d'India. È maschietto, perché ovviamente si chiama Black ed è maschietto. Ed essendo che è maschietto, non posso metterlo insieme alle mie femminucce, perché se no, immaginate, un maschietto insieme a tutte le femminucce, cosa potrà fare mai la natura?
succederebbe il patatraccone, quindi possibilmente rimarrebbero tutte incinte e io non voglio assolutamente ritrovarmi casa piena di porcellini d'India, eccetera eccetera, anche perché sono stata nel negozio di animali e ho avuto un piccolo trauma, perché parlando con la ragazza mi ha fatto vedere i porcellini d'India come diventano da adulti e diventano giganteschi, cioè diventano praticamente quanto una scarpa da ginnastica, quanto un piede se non di più. Quindi ho detto: aspetta, io già ho tutti questi porcellini d'India, come potrei fare? Dovrei aprirmi una fattoria con porcellini d'India che vanno a destra e a sinistra, mi dovrei chiamare Heidi, quindi dovrei anche cambiare il mio nome da Corinna a Heidi, e non mi conviene, non mi conviene affatto. E quindi per ora, e dico per ora, il nostro maschiettino starà da solo, che poi da solo non è, perché comunque sta con me in camera mia, a differenza delle femminucce che stanno nel corridoio di fronte camera mia. Ma lui sta con me, io me lo coccolo ogni santo giorno, a ogni ora del giorno, e fra un po' mi farà la pipì addosso, sicuro, me lo sento. La particolarità dei porcellini d'India qual è? Di questi qua degli skinny, che hanno bisogno di più cure, quindi se avete intenzione di prendere un porcellino d'India skinny, cercate di informarvi, leggete, leggete tantissimo, perché i porcellini d'India skinny hanno bisogno di più coccole. Sì, hanno bisogno di più coccole, perché non lo so perché, ma ho letto così e quindi lo coccolo dalla mattina alla sera insieme anche a tutte le altre. Però lui è più indifeso, perché essendo che non ha la protezione del pelo, non è tra virgolette protetto e quindi ha bisogno di più protezione. In più in inverno potrebbe, anzi può soffrire di più il freddo, anche se qui ovviamente siamo in Italia, non siamo nella Groenlandia. Però gli devo poi prendere un tunnel col pelo, perché lo vendono, l'ho visto, e molto probabilmente prenderò quello. Oppure gli dovrei far fare dei vestitini, vestitini per porcellini d'India. Non lo so se li fanno qui in Italia, non lo so se li fanno qui a Siracusa, penso proprio di no, perché molto spesso non trovo neanche il mangime adatto per questi porcellini d'India, ma va bene, ok, nel 2019 che cosa strana. E quindi lui ha bisogno di una copertina, che comunque hanno bisogno tutti i porcellini d'India di una copertina, anche quelli che hanno il pelo devono assolutamente avere una copertina in pile, e loro stanno tranquilli, buoni buoni nella loro gabbietta, perché ti devi mangiare la mia collana. Ecco, lui deve mangiare tutto, ogni cosa che trova lui la mangia. Però vi dico una cosa, vi dà tanta tanta gioia e tanto amore. Che cosa mi vuoi mordere? Il naso davanti a tutti? È bellissimo. Uè! Sta cadendo, ok. Uè! Mi sa che il signorino deve fare la pipì. E infatti ora lo vado a posare, perché i porcellini d'India ti fanno anche capire quando devono andare al bagno. Sì, iniziano a dimenarsi come i pazzi e iniziano anche a mordicchiarti. E prima che il nostro Black inizi a mordicchiarmi, io adesso lo vado a posare. E quindi salutate Black, lo troverete sempre sul mio Instagram, quindi seguitemi sempre su Instagram e su TikTok. E niente, poi vi darò degli aggiornamenti, ma sicuramente per ora non lo farò accoppiare, quindi non mi chiedete di farlo accoppiare come già me l'avete chiesto su Instagram. E niente, vi mando, anzi noi vi mandiamo un grandissimo bacio, come dico io, Black, super mega iper puccioso, mua, vi voglio bene, vi vogliamo bene, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao dolci unicorni, ciao, prima che fa la pipì, woohoo, ciao ciao, aiuto.